Cominciano gli appuntamenti ufficiali per la centrale McDonald's Brescia, che sabato affronterà Torino nel primo match ufficiale valido per la Coppa Italia. La Coppa Italia da molte società e da molte persone è vista soltanto in vista di un allenamento per il campionato che inizia dopo. Per noi è un po' diverso. Io sono ancora, ho ancora negli occhi e nelle orecchie quella famosa Final Four organizzata da noi a Brescia nel 2012, dove eravamo noi e altre tre squadre, vale a dire noi, Correggio, Conselice e Messina, che è stata una grossissima festa dello sport. Sì, partiamo sabato alle ore 20 presso il palazzetto di Caionvico. Abbiamo la prima gara ufficiale di Coppa Italia contro Torino. Sarà sicuramente una partita molto avvincente, sia perché c'è il debutto della squadra ufficialmente e sia perché incontriamo una squadra di assoluto valore che ha su tutti Moro, l'opposto che in questi anni era titolare in A1 a Ravenna. Sabato la Coppa Italia, iniziamo a far sul serio, partita difficile contro Torino, una formazione sulla carta buona. Noi siamo tutti da scoprire, veniamo da un amichevole, quindi abbiamo fatto poche partite ufficiali fino adesso e abbiamo voglia di metterci alla prova e di vedere un po' se la squadra è pronta a affrontare questo impegno. Sempre vicino alla squadra, Gianni Ieraci, sponsor con McDonald's ma anche presidente onorario. Come sempre, noi sono veramente orgoglioso, come ogni volta, ospitare e essere vicino a questa squadra che assieme all'associazione Atlantide ha dato tante emozioni in questi anni, ma devo dire che quello che mi piace è che si riesce a vedere il potere aggregante, educativo che riescono a trasmettere a tutti quei bambini e ragazzi coinvolti in questo sport a Brescia e che vedono questi atleti come loro idoli, e questo mi fa molto piacere perché poi i risultati vengono fuori. Quindi auguro a tutta la squadra un grande in bocca al lupo per questo importante evento. L'appuntamento è quindi per sabato 21 settembre alle ore 20 al palazzetto di Caionvico.